Andiamo, c'è qualcuno? Devi prendere? Adesso sì, è entrato. Senti, faccio entrare, verrà pochissima gente perché altrimenti non riuscirei a poche persone. Ma tu che fai con questa gente? Ci fai una chiacchierata? Sì. Dobbiamo prima parlare a noi, così almeno facciamo qualcosa e poi ci sono dei vuoti. Possiamo far entrare questa persona? Sì. Così cominciamo subito. Certo. Senti, ma sono dei burloni che stanno facendo una cosa per la televisione. Non ti preoccupare, senti. No, perché stanno. Stavo chiamando io oppure sei venuto tu in casa? No, loro stanno. Loro stanno facendo una cosa per la televisione sul cinema. Io devo vedere voi, gli attori, questo pomeriggio. Se te ti va che loro. Noi dobbiamo fare una chiacchierata, semplicemente. D'accordo. Se te ti scoccia. No, mi scoccia, se non ti disturba. No, sono fuori apposta. Senti, c'è delle foto? Senti, delle fotacce che ho fatto, comunque sono molto vecchie. Sei sincero, non è questo sincero. Senti, che hai fatto? È l'ultimo Franziska con Nanni. Giancarlo Nanni. L'ultimo lavoro. Cioè vengo da Di Marca, c'è Carlo Nanni e tipo Di Marca, l'ho detto, Sannini, conosciamo. Tutta l'avanguardia romana. Tutta l'avanguardia romana. Tutti i tre lì. E con Sannini che hai fatto? Crazy Freud? Freud. Ah, mi hanno parlato bene, che questo autunno c'è stato. E poi con Nanni, questo Franziska, siamo stati anche a New York, dal Caffè La Mamma. Ma questo Crazy Freud, ognuno di voi presentava un numero, scritto da voi. Cioè la regia praticamente... Sì, però era un po' un teatro da salotto, capisci? No? Senti, in Scoccia ci sono loro. No, va bene. Scoccia più o meno. E qui sei andato in America con Franziska? Sì, dal Caffè La Mamma, conosci il gruppo Caffè La Mamma. Siamo stati... Sì. La mano, è venuto anche a Spoleto, a Taormina. Ellen Stewart, non lo conosci? No. Di quanti anni c'hai tu? 33. Senti, ma con Nanni che hai fatto? Carmen, un tipo Di Marca, se l'hai visto, no? No. Senti, guarda, tu quest'estate che fai? Beh, noi dovremmo fare per Verona il Cimbellino di Shakespeare. No, perché non adesso mi spiego, perché tu sei un po' a metà. Tu l'hai visto il mio film? No, non l'ho visto, mi spiace. Obbligatorio, non lo vedo. Cioè è una storia con protagonisti un po' più giovani di te. E poi c'è questa volta sono anche i babbi, c'è un padre, una madre, eccetera. E poi c'è una cosa di minore, insomma c'è una comune, perché questa è la storia, tra le altre cose, la storia di un. Alcuni amici che tentano di fare una cosa politica di tipo nuovo, insomma un gruppo di autocoscienza in cui parlano. E allora poi magari poi c'è un momento in cui contattano una comune per cui ci sono questi sopravvissuti, tra i pochi, perché le comuni sono scomparse tutte, eccetera. Ecco. Cioè la storia reale oppure fantastica, cioè, o grottesca come. Reale in che senso? Se autobiografica? Ma guarda, io 3 anni fa, l'unica volta in cui sono stato all'avanguardia in vita mia, ho fatto un piccolo gruppo d'autocoscienza, ma maschile, ma insomma non è personale, cioè autobiografica nel senso che parte da alcune cose mie, poi il protagonista sono io che nella mia famiglia medio borghese e nei rapporti nevrotici con alcune donne. E poi reale, insomma, no, spero venga molto triste e molto divertente. Si identifica anche nel movimento studentesco? No, ci sono gente così, melanconicamente, d'estrema sinistra, ormai per
per tradizione, molto stanchi, cioè, e d'estate. Emarginati, un gruppo emarginato, oppure c'è cioè, ah sì, questo qui? Sì, 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 sono cinque amici, diciamo. Adesso poi non so come si trasformeranno, perché sono ancora finendo la sceneggiatura. Cinque amici stanchi del vecchio modo di far politica e in crisi nei loro rapporti con le donne, che così che cominciano a parlare un po' di se stessi, della loro sessualità, dei rapporti con la famiglia, con le donne, con il lavoro anche, eccetera. E la cosa nasce veramente con un grande imbarazzo, perché è difficile, insomma, fare cose nuove per mettersi in discussione. Poi subentra un grande entusiasmo, complicità, grandi abbracci un po' sinceri, un po' ideologici, insomma, la cosa va avanti, poi cominciano invece i primi silenzi, gli altri, e finisce a sediarmi in testa. Ma le donne e abbracci, cioè, riguarda anche l'omosessualità nuova, per esempio? No? Sì, ma più latente in questo gruppo, cioè più non esplicito, insomma. Nel senso che c'erano tutti noi così, ma non abbracci, dico abbracci ideologici, cioè sì, che bello, ci stiamo dicendo le cose molto importanti e stiamo finalmente facendo qualche cosa di nuovo, per cui ci vogliamo bene, eccetera, così, no? Questo è l'obbligo della... Senti, che... vogliamo filmare tutto qui? Vogliamo filmare tutto? È un po' io, comunque. Che gente è, scusi? Perfetto. Ah. Qui? Sì. Senti, un anno di scuola c'è scritto qui. Senti, che è uscito questo film? No, adesso è a giugno. Ma che, per la televisione? Sì. Quanti anni hai tu? 19. Senti, è di Giraldi questo film, ma esce... A giugno, in due puntate. Ah, ho capito. Senti, tu che facevi? Niente. No, che facevi, sì. Dico... Che facevo... Che parte facevi? Ah, principale. Ho capito. Che storia è questa qui? La storia di una ragazza del 1900... In costume? Sì, in costume. È la prima femminista? Sì. Ah, sei tu. Sì. Come la prima femminista? La prima ragazza che ha frequentato un liceo maschile. Sì. Il primo film che parla. Aspetta, dov'è? Sì, la protagonista qui. Pronto? Dimmi. Senti, ti richiamo io. E vabbè, allora richiamami verso le 6:30 qui. Sì. Hai visto il film di Nanni Moretti? No. Quale? Senti. Sono Mautardi. No. Non sai niente di Nanni Moretti? No. Senti. No, non mi interessa molto io. Ma chi ti piace del cinema italiano? Bellocchio, ti piace? Non so, Senti. Questo dimostra che non mi interessa. Però cioè, perché sei venuta? Sì. No, quello perché è venuta, perché è venuto perché l'ho chiamata in momento. Poi perché ha fatto l'attrice in un anno di scuola, di Giraldi, e ti piace. Ma tu che fai? Hai fatto scuola? No. Dico, liceo? Ah, sì, vado ancora al liceo. Dove? A Caserta dei Monti. Ah, che è privata? Privata? Sì. L'ultimo anno c'è la maturità? No, perché sono andata indietro. Senti, ma chi eravate? Tutti i giovani attori in questo film dei Giraldi? Sì, la maggior parte sono stati presi su dei ragazzi della strada. Ma gli altri protagonisti chi erano? Il protagonista era Stefano Patrizzi. Mm. Ah, poi quello bello. Poi... Considerato bello. Poi c'era Mario Adolf... Ma di ragazzi, chi c'era oltre a Stefano? Ragazzi, no, perché erano tutti i ragazzi così, presi da Trieste all'ultimo momento. Senti, ma come recita Patrizzi? Scusa, c'è stato un momento che io mi sono perso. Come mai è venuta questa cosa? Perché se... Ah, sì, già. Sì, perché conosci Moretti, conosci Bellori, ma vai al cinema? Sì. I registi ti piacciono?
Senti, Fellini ti piace? No. Senti, che hai fatto tra il film di Giraldi? Ho fatto una piccolissima parte, Agnese va a morire. Ah, che facevi? C'è la sorella della Giorgia. Ah, ho capito. E basta. Ma perché vuoi fare il cinema, visto che non c'hai, mi pare di capire che non hai una grande passione? Sì, no, mi piace, mi interessa così, però non ci perdo tutto il mio tempo dietro. Quindi ti interessi di altre cose? No, per il momento vado a scuola e quindi preferisco continuare la scuola e finirla. E così se mi capita, mi chiamano, ci vado. Ma tu stavi da Ferzetti perché come è capitato? Per caso, con una mia amica accompagnando, visto Franco, sono quelle cose che fanno per caso, come se non andavo di scuola. Ma non è che ti entusiasmi tanto fare l'attrice, insomma. Beh, ho fatto un film, insomma. Per danaro forse. Ma no, non so benissimo, non ho bisogno del. Così, tanto per fare qualcosa, anche perché. Visto che riesco bene, così, intanto se mi capita lo faccio. Ma non ci sono altre cose più interessanti della vita? Per il momento non ho nient'altro che mi interessi. Che questa cosa? Sì. Cioè ci sono altre cose, ma le faccio normalmente e basta. Non ho una grande passione per qualche cosa. Mi stupisci, ragazzo. Penso che è proprio per questo. Credi nell'amore? Eh? Nell'amore, credo. Sì, quello sì. In qualcosa, infatti l'ho detto, in qualcosa credo. Perché ti è diplomatico? No. Così. Di un uomo molto ricco. Un nonsense. Benestante. Senti, ma perché questa cosa, questa aggressione? Pure tu, che credi? Oltre che nel successo. Oltre che nel successo. No, credo nella vita, credo molto, sono molto ottimista. Ho visto quel film di René, mi ha disgustato, perché è di un pessimismo così disgustoso. È Providence? Providence. Beh, è bello, se non mi frega più niente, sia meglio, ma sia mortuario. Guarda, no, io ti chiamavo per questo, perché questa è una storia che si svolge a Roma, non fumo. Nessuno. È una storia che si svolge a Roma, ambiente giovanile, spero divertente come film. E niente, tu non hai visto questo film, per cui non sai le cose che io tento di fare. Così, è una storia abbastanza. Sì, è una storia abbastanza ironica, appunto, su questo ambiente medio borghese, giovanile, quella storia mia, dei miei rapporti in famiglia con alcuni amici, dei rapporti nevrotici con alcune donne, perché sono ossessionato in questo film dall'avere rapporti di tutti i tipi, al rapporto di coppia, al rapporto immaginato, all'avventura, cioè questo. Storie che finiscono sempre prima perché, appunto, in questo film, come del resto, al di là del film, io non so stare da solo e non so stare, insomma, insieme alle persone. Niente, appunto, io avevo incontrato Ferzetti, avevo visto. Senti, ma tu quindi c'è la maturità? No. Ah, no, hai già detto. L'anno prossimo. Senti, va bene, volete filmare come si concludono questi incontri? Ti volete vedere se tu a lei poi gli dici qualcosa? Ma... No, perché io vedo. No, perché io a lei di adesso cosa le rispondo? Adesso mi congederete, buongiorno, buonasera. Sì, adesso io molto tradizionalmente dirò e dico, molto tradizionalmente dirò e dico che io sono ancora molto indietro col lavoro, perché sto finendo di scrivere questa sceneggiatura, anche se ho iniziato un po' a scegliere gli attori. Tutte queste sono persone che io ho visto e con cui mi risentirò, insomma. Con alcuni mi risentirò e con altri no, ma adesso non so nulla di preciso, sono scelti solo 3 persone, anzi 4, una che è una ragazza che fa mia sorella, poi io, un altro attore e poi un attore che probabilmente farà mio padre. E quindi niente, insomma, questo film si dovrebbe girare a luglio ed agosto qui a Roma e io dovrei decidere qualcosa per quanto riguarda gli attori intorno a metà giugno, bene? Volete aggiungere delle cose? Sei soddisfatta. Ma perché ti sei soddisfatta? Scusa. È venuta qui perché no, tra io si voleva chiedere un'ultima cosa. Praticamente tu nel rapporto con l'attore non ti sei posto il problema di stabilire un rapporto diverso.
tu hai rispetti il classico rituale del regista con l'attore. Ma no, guarda, se ci sono... No, ma infatti ti dico, per questo potevi venire giorni scorsi, perché se ci sono magari persone con cui un po' sono omogeneo culturalmente, politicamente, cioè si può parlare di tutto, dal PDUP al movimento di quest'anno, al fumo, eccetera. Ma non per fare della così, il giovanile, ma perché viene da parlare così, insomma, no? Ma forse questo lo fanno anche dei registi, trovare dei terreni comuni, insomma, no? Culturali, politici, eccetera. Per cui, così, con alcune persone magari c'è un incontro più senti, freddo, come con lei, con altri. Lì, in Baci con le ali, abbiamo visto dei provini in cui il regista è una persona onestissima che faceva spogliare le ragazze. Sì. Tu avrai bisogno di far spogliare? No, perché non c'è un film castissimo, anche perché mi vergogno di fare queste scene, insomma, sia come regista, sia come attore, per cui non... assolutamente no. Senti, allora, quello che ti ho detto prima valeva per noi oltre che per loro, insomma, va bene? Okay. Senti, grazie, scusa prego. Questa cosa. Ciao, grazie. Ciao.